10 agosto 1910, Duomo di Benevento, Cappella dei Canonici, dove vi è il vescovo che impone le mani su un giovane e esile frate cappuccino della vicina Pietrelcina, Fra Pio da Pietrelcina, appunto. 10 agosto 1910. Cosa Padre Pio, è una curiosità mia, ma credo anche tanti di voi, avvertiva nel suo cuore? Per esempio, cosa io ho avvertito, ecco, nel mio cuore il giorno della mia ordinazione diaconale? Padre Pio avverte dei sentimenti che lui stesso poi andrà a mettere nero su bianco su alcune lettere. Padre Pio, in quel momento, durante quella ordinazione sacerdotale, Padre Pio ha la sensazione di pregustare il paradiso. Tale è il gaudio e la pace del cuore che sperimenta. Quindi pace e gaudio nel cuore. E poi questa pace, questo gaudio, precisano i nostri autori nel libro Lettera ai sacerdoti fra Emiliano e Stefano Campanella, avverte dentro di sé questa pace, questo gaudio, perché sente di vampare in sé come non mai l'amore per Gesù. Vedete, ciò che dà valore a quel giorno e a questi sentimenti di Padre Pio, ciò che spiega la pace che tu senti dentro di te, che Padre Pio sentiva dentro di sé, la gioia, il gaudio, la gioia di questa presenza di Cristo è appunto non solo primariamente il fatto che io mi senta amato da Gesù, ma l'amore per Gesù. Perché vedete, è vero che Dio ci ama al di là dei nostri meriti, e meriti noi non ne abbiamo, che Dio ci ama comunque, che il suo amore ci, come dire, viene donato al di là della nostra corrispondenza o meno. Ma è pur vero che l'anima, un ministro ordinato, quando corrisponde umanamente con tutti gli sbagli, con tutte le miserie, con tutte le fragilità a questo amore di Gesù, questa gioia, questo gaudio sono veramente gioia, gaudio e pace che vengono da Gesù. Amare Gesù. Padre Pio si sentiva amato da Gesù, ma in tutta la sua vita, nel suo ministero di sacerdote, ha sempre cercato di corrispondere questo amore, amare a Gesù, perché, attenzione, vi è un rischio, quello di sentirsi amati da Gesù. Si può essere certi di amarlo, e questo però ci potrebbe farci, in un certo senso, spiritualmente accomodare. Cioè, Gesù mi ama comunque, quindi io confido nel suo amore e vado avanti per come meglio posso andare avanti. Invece no, bisogna amare Gesù e con tutta la nostra umanità e nonostante la nostra umanità, amare e corrispondere al suo amore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!